cuocerlo a fiamma lenta, coperchio sopra e aspettate tipo 5-6 minuti. Poi prendete, girate il pancake, di solito lo capovolgo in un piatto, e poi fate cuocere dall'altro lato. Un altro 5-6 minuti e poi è pronto. Vi regolate. Aspettative alte, perché comunque aprendo anche il barattolino si sentiva un profumo. Io mo, sapete che io quando faccio pancake aggiungo anche la fonte proteica, cioè albume e proteine in polvere. Io solitamente consumo proteine, quindi ho fatto il mio solito impasto e vabbè, cotto tutto bla bla bla. Trovate comunque il procedimento della ricetta e anche comunque delle dosi su YouTube nel video What It Ne Day, prepariamo i pancake insieme. Trovate tutto lì. Poi vabbè, cambiano le farine in polvere comunque aromatizzate, e proprio l'ultimo, il penultimo ordine Prodis, presi la farina, scusate, le proteine, quelle là naturali, quindi senza aroma, naturali, perché ho detto comunque ho acquistato le farine di MG per avere una quota proteica in più. Comunque ho fatto 30 grammi di farina d'avena, 30 grammi di avena, scusate, 30 grammi di proteine, 100 ml di albume, vabbè, bicarbonato e limone per la lievitazione. Sinceramente, una volta provato, io sono rimasta un po' delusa, perché comunque non si sentiva di niente, sembrava semplice farina d'avena, stop, cioè sembrava il gusto delle, sembrava di mangiare avena, senza sentire il gusto del biscotto, ma proprio lontanamente, che non vi dico comunque con Philadelphia, marmellata, burro d'arachidi, cioè non si sentiva niente più, sentiva solo il topping, e no. Per buongiorno, sono le 9:22 qui del mattino. Io sto scendendo qui, sono andata a fare un paio di commissioni, sto andando prima in posta e poi vado al supermercato, cioè guardate qui, oh. Infatti per questo ho evitato proprio di truccarmi, ho detto evito, sì, sto andando a prendere l'acqua in cantina e poi dopo vi faccio vedere anche l'outfit. Avete visto sicuramente, aspettate, questo è quello che faccio tutte le mattine, avete visto sicuramente il video, cioè prima la colazione, dove vi parlavo anche di MG, e sapete che io non mi sono trovata bene con la farina a biscotto e neanche con quella a pistacchio. Quindi adesso prendo l'acqua e poi vi faccio vedere anche l'outfit, perché comunque la recensione già l'avete sentita. Comunque, acqua presa, oggi scarpette, pantaloncino fluo e canotta della Prozis. Quindi adesso ne approfitto, attraverso prima, e poi come sempre prendo e rispondo a un po' di commenti, così mi fate compagnia e vi rispondo ai messaggi. Quindi adesso vado, quindi noi forse farò qualche clip, poi ci vediamo a casa quando sono dalla spesa. Appena rientrato a casa, infatti questa è tutta la mia spesuccia, quindi adesso apro, mi sistemo un po' e vi faccio vedere la spesa. Vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, ho preso l'aceto di mele perché mi stava finendo 90 centesimi. Poi ho preso marmellata, questa qui a fragola, vabbè, la mia dorata marmellata, sempre Hero, frutti di bosco, io la amo. Poi ho preso, finalmente ho trovato la Philadelphia Active,
1,65, ho fatto scorta, ovviamente poi ho preso funghi, non sono per me, però sapete che li mangio anche io, poi ho preso faie, total 0%, un fruio al cocco e poi ho preso un fruio, questo qua è frutto di bosco, sapete che questi pancake e non li mangio, e quindi questa è stata la mia spesa. Vabbè, qui ho, ci sono 3 kg di petto di pollo. Eccomi qui, sono le 11:14, io sto nella mia postazione, bellissimo ufficio, devo dire la verità, questo è dove registro i video, che sto un po' editando al computer. Stamattina appena sono arrivata, dopo che vi ho fatto vedere la spesa, oltre a riordinare la spesa, mi sono messa a editare il video, sia vabbè per YouTube, che lo inserisco anche dentro un po' di questo video, che poi è uscito anche su Instagram. Seguitemi su Instagram perché molto spesso faccio delle ricette anche lì, infatti in questo mese di agosto mi sto impegnando tantissimo anche lì, oh. E quindi è uscita pure la video ricetta che vi sta piacendo, io vi adoro, e poi dopo vi faccio vedere anche i pasti che ho fatto oggi, cioè sono appena le 11:15, oggi pomeriggio anche riscenderò, qui fa caldo, infatti farò una mezza sauna e mi inizio già a editare il video, così mi trovo avvantaggiata, bello esporto anche, e quindi adesso vi faccio vedere i pasti. Allora, questi sono i pasti della giornata, vabbè, aggiorniamo un po', ma siamo qui, ho bruciato 237 calorie, vabbè, qua vi dice tutto, l'orologio è sempre questo qui di Morfit, eccolo qui, vi lascio giù il link per acquistarlo e vi lascio anche il codice sconto, vabbè, sul canale trovate anche il video, vi lascio anche il video sotto, link nel link, così andate pure lì direttamente se volete sapere di più sull'orologio. Io mi trovo davvero stra bene, lo sto usando da tantissimo tempo e poi anche voi vi state trovando da Dio, quindi adoro. Poi vabbè, una cosa molto importante è l'idratazione, infatti vedete questa l'ho quasi finita, questa qui è il Bolero proprio gusto Cantalupo ed è buonissimo, poi ve ne parlerò un po' tra Bolero e H2O di Prozis. Vi farò proprio un video a parte così proprio da parlarvene e così a chi non interessa non se lo vede. E quindi io bevo tantissimo, infatti prima bottiglia andata e poi questa qui che adesso va in frigo, infatti questa è fredda, questa va un po' in frigo, eccola qui, oh, si vede meglio. Ho usato gli H2O di Prozis, gusto pesca, questo gusto è buonissimo, solo che vedete le bustine sono 4 grammi, di solito sono 9 grammi, infatti io di 9 grammi ne metto sempre metà, invece di queste qui, che sono 4 grammi, secondo me non sono proprio 4 grammi a bustina, ne metto 2, perché una in 2 litri non si sente proprio, invece 2, buonissimo, infatti questo va subito in frigo, così mentre finisco questa, questa si raffredda. Di andarmi a dormire, ci tenevo a dirvi un'altra cosa. In questo video vedrete un pochino i carbo bassi per il semplice motivo che ho fatto la settimana scorsa, specialmente il fine settimana, un po' da schifo, perché comunque feste di compleanno, sgarretti di qua, sgarretti di là, ho mangiato un po' tanto e quindi ho deciso di fare un po' questi giorni di detox. Sapete che i miei giorni di detox significa sempre mangiare, non fare il digiuno, perché con il digiuno non si risolve niente. Quindi infatti, come avete visto stamattina, mi sono fatta comunque un bel ciccio pancake perché mi serviva una ricarica, perché sapevo che bruciavo molto. E quindi poi gli altri pasti saranno un po' più morti, va? E quindi ci tenevo a dire questa cosa, per questo avete visto niente gallette, niente fette wasa, niente pasta, niente riso, per questo motivo. Allora, quello che ci servirà per la merenda sarà un frullatore, eccolo qui, c'è proprio d'obbligo, poi due yogurt, che sono in circa 300 grammi, eccoli qui, yogurt greco, poi ci servirà il peanut butter, questo qua è della Prozis. Allora, quando vedete che io
Allora, vedete? Rimane il fondo. Molto spesso il fondo non è mai liquido, ma è sempre denso. Io che faccio? Lo inserisco nei frullati oppure sopra il porridge, però devo dire che nei frullati è qualcosa di eccezionale, quindi questa sarà la nostra fonte di grassi. E poi banana. Banana ovviamente surgelata. Io molto spesso, infatti, come potete vedere, questa banana è molto matura perché io, visto che nella mia famiglia acquistano banane a morire, io non ce la faccio mai a consumarle tutte e quindi le congelo. E molto spesso quando mi servono io prendo le spezie oppure perché molto spesso stanno congelate doppio, quindi le divido a metà e utilizzo quello che mi serve. Quindi faccio così ed è davvero molto comodo questo metodo. E quindi di questo qua all'incirca sono 110 grammi di banana. Quindi io inizierei subito a mettere tutto nel frullatore. Però andiamo insieme a fare il procedimento, ovviamente. Mi sono dimenticata di dirvi che ci servirà anche un pochino di Yummy Drops, cioè un dolcificante alla vaniglia. Che sta finendo! Uscendo, meno male che il trucco fa miracoli. Mi sono messa giusto un po' di correttore, mascara, blush per togliere un po' il rosso da qui. Quindi io sto, messaggi da YouTube. Quindi io sto uscendo e noi ci vediamo più tardi con la cena e con i passi. Eccoci arrivati con la cena. Allora, stasera insalata con due uova, oddio, mi cadevo, due uova, un po' di albume, non so quanto, penso 200 ml, e poi ci taglierò dentro delle carote lessate perché sono avanzate dal pranzo, infatti le levo dal loro sughetto. E quindi adesso cuocio tutto, soprattutto le uova con l'albume, e poi unisco tutto e vi faccio vedere. Ovviamente poi aggiungerò anche un cucchiaino di olio. Eccoci qui con la cena, ho aggiunto anche l'olio e questa è la mia serata. Computer, fuori al balcone rigorosamente perché dentro fa caldo. E adesso vi faccio vedere anche i passi. Allora, vediamo dove sta. Vi faccio vedere i passi della giornata. Oh,
Questi sono i massimi della giornata e queste sono le calorie che ho bruciato. Devo dire niente male. Quindi adesso mangio e poi adesso chiudiamo anche il vlog. E adesso mi pappo la mia insalata e nel frattempo edito anche il video, così da anticiparmi anche un po' di lavoro. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!